Cari amici, buonasera. Per la nostra rubrica Conoscere, adesso abbiamo appena visto la sigla, questa sera vogliamo conoscere i particolari, gli antefatti, i fatti successivi di un evento culturale di grandissimo livello che si è tenuto proprio in quest'ultimo mese a Sulmona. Ed è il premio Sulmona, che ha un nome e un cognome, si chiama Premio Gaetano Paolozzi ed è una, diciamo, arte contemporanea. È una rassegna internazionale di arte contemporanea. Per parlare di questo, chiaramente parliamo con quelli che hanno lavorato intorno a questo premio, chi l'ha organizzato. E con me in studio, Raffaele Giannantonio, presidente del premio, posso dire, ma è presidente del Circolo di Arte e Cultura del Quadribio, che ha sempre organizzato da 46 anni questo premio. Il vicepresidente Daniela Di Cioccio, qui alla mia destra, al mio fianco. L'abbiamo messa in mezzo perché le donne vanno rispettate anche in televisione. E io vi posso dire, come osservatore esterno, che è andata benissimo. Questa edizione è stata veramente straordinaria. E ne parlo, i numeri sono numeri, ragazzi, non è che si scherza. 191 partecipanti, un numero così grande. Allora, Raffaele Giannantonio, vorrei chiedere. Come siete riusciti ad avere questa partecipazione? Poi diciamo che questi signori pagano addirittura per essere presenti. Ecco, vi siete appoggiati a dei critici d'arte, credo di sì, che vi hanno dato un aiuto notevole. Allora, Raffaele, a lei la parola. Intanto buonasera e grazie come al solito della squisita ospitalità da parte della vostra emittente e da parte sua, signor Gaetano Tringilio. Ora, il successo numerico, perché il successo di quest'anno ha una doppia natura, qualitativo e quantitativo. Parlando del successo quantitativo, si spiega con il grande appeal, l'ho letto su un giornale online, il grande appeal, dico locale, che abbiamo perché il premio Sulmona è ambito da tutte le parti d'Italia e anche dall'estero. Quindi il meccanismo è un meccanismo che ha due canali di reclutamento, per così dire. Ci sono i nostri critici che portano la loro scuderia, insomma, gli artisti da loro segnalati che ritengono di essere degni di partecipare a una competizione che, ricordo, quest'anno è giunta al 46esimo anno. Sempre senza interruzioni. Poi dall'anno scorso, dalle novità dell'anno scorso, perché quest'anno nella sostanza abbiamo confermato tutto quello che abbiamo fatto gli anni scorsi, è stata solo una piccola novità, di cui parleremo dopo, credo. E poi c'è appunto questa novità anche nel reclutamento che consiste nel fatto che chi non fa parte di queste selezioni, soprattutto gli esordienti, possono partecipare aderendo a una sorta di bando informale che noi pubblichiamo sulla nostra pagina Facebook. Partecipano, hanno fatto richiesta, hanno inviato la loro opera, sono stati selezionati da Marcello Guidolucci, che è il primo anno che è con noi, un critico della zona che vive ad Avezzano, e che ha ritenuto validi alcune di queste proposte, per cui si è creato questo bouquet, questa offerta numericamente imponente di 191, ai quali vanno aggiunti i 9 delle 3 sezioni collaterali per un numero complessivo di 200 artisti. Vengono da tutte le parti d'Italia, da tutte le parti d'Abruzzo, da Sulmona, non ce la siamo scordata affatto, ma anche dall'estero. Quest'anno in particolare abbiamo salutato la presenza non solo in pittura, ma anche in pittura, che resta la spina dorsale dell'intero premio, E deve essere così, è nessuno l'ha messa giusto in che sia così. discussione assolutamente, ma che gode, come vedremo dopo, molto delle altre sezioni. Voglio ricordare che abbiamo avuto due servizi sulla televisione regionale, sul TG3 ed uno sul TG2, che hanno parlato del premio Sulmona e dei pittori, attraverso però la notizia che non era quella della vittoria di uno o di un altro artista, ma quella del premio assegnato, nel caso della TG3, a Yang Lian, poeta cinese, come abbiamo detto, e nella TG2 a Sechi e Bortone, due giornalisti che hanno vinto, che ci hanno consentito di trascinare il premio di pittura in un ambito vasto nazionale come quello del TG2. Quindi successo quantitativo, ma direi anche successo qualitativo, ovviamente tutto soprattutto l'arte è in discussione, e qualsiasi artista ritiene di avere il verbo, qualsiasi critico la stessa cosa, ed è giusto pure che anche i visitatori esprimano le loro opinioni. Però
Facendo le somme, in assoluto c'è stata, questa è un'edizione anche dal punto di vista qualitativo, nel profilo della semplice arte visiva, molto buona, indubbiamente. Passiamo a Daniela. Allora, Daniela, come si finanzia il premio Sulmona? Allora, innanzitutto noi redigiamo, come tutte le associazioni, un bilancio preventivo sulla storicizzazione dei dati degli anni precedenti, delle edizioni precedenti. Poi pubblichiamo il bando per gli artisti e a seguito di questo bando iniziamo a raccogliere le varie adesioni perché per accedere al premio Sulmona è necessario sottoscrivere una iscrizione con una quota. E questo, diciamo, rappresenta, diciamo, la base per poter partire. Nello stesso tempo noi, nelle scadenze prefissate di legge, presentiamo i bandi al Comune per il finanziamento di queste manifestazioni di interesse culturale, la 55 della Regione e la Fondazione Carispac, quindi tutte quelle istituzioni pubbliche che comunque aprono dei bandi per le attività culturali. E poi ci attiviamo con i vari sponsor che ormai molti dei quali sono degli sponsor strutturali, come ad esempio i Confetti Pelino, come Zappa, MC Costruzioni. Insomma, noi abbiamo 17 sponsor, siamo arrivati a 17 sponsor. Beh, Quest'anno si è un è bel aggiunta un numero, bel numero, è un bel numero. si è aggiunta quest'anno anche la BCC che compie i 100 anni quest'anno e quindi ha voluto entrare nel premio Sulmona. E questo ci ha fatto molto piacere. Abbiamo tutte le aziende più importanti di Sulmona che ci finanziano e quindi diciamo che il premio è appetibile perché tutte queste persone ripongono su di noi fiducia. Ci hanno donato quest'anno anche dei premi con cui omaggiare i premiati, per cui a un certo punto noi riusciamo ad avere quel budget che ci consente di far partire il premio. Tutto ciò che arriva in corso d'opera ci serve per migliorare. Diciamo, ogni anno noi magari possiamo contare una somma in più che ci arriva da questi sponsor per apportare dei miglioramenti al premio. E poi, va bene, oltre questi introiti economici abbiamo il supporto comunque di enti che pur non dandoci somme Rilevanti, rilevanti, però diciamo. ci danno il loro supporto attraverso i patrocini. Noi abbiamo il patrocinio del Ministero dei Beni Culturali, il patrocinio del Senato, il patrocinio della Regione, della Presidenza del Consiglio regionale, per cui anche questo ci onora e ci dà la spinta per proseguire e per fare sempre meglio. Bene, allora facciamo sempre meglio. Sì. Andiamo avanti. Rispetto all'anno scorso, Raffaele, com'è il paragone? Che paragone possiamo fare? Dunque, noi L'anno scorso è stato un momento difficilissimo, per quel che riguarda. diremmo che siamo sempre in un guado, come ha detto Daniela, insomma, per capirci, no? Cioè, la nostra fragilità deriva dal fatto che, come ha detto la vicepresidente che si occupa, la dominatrix della parte economica amministrativa del premio, e la parte più rilevante è quella dei famosi 100 euro, quindi di cui noi faremo volentieri a meno di far pagare gli artisti, ma che attualmente non si può derogare come in tutti i premi italiani in pratica. Ecco. L'anno scorso è stata una edizione difficile, 2 anni fa ancora prima, quest'anno abbiamo avuto segni di alba, diciamo, un albeggiare abbastanza luminoso, da cui anche molti interessi attorno al premio che si sono venuti dichiarando. E noi abbiamo fatto esattamente quello che abbiamo fatto l'anno scorso, anzi anche qualcosa di meno, perché l'anno scorso ricordo che ci sono stati 4 appuntamenti, la presentazione il venerdì sera, sabato mattina con Donatella di Pietrantonio e sabato pomeriggio, la chiusura con i premi di pittura e il giornalismo. Quest'anno abbiamo saltato l'appuntamento del sabato mattina, quindi abbiamo fatto meno dell'anno scorso. L'anno scorso è stata una cosa apprezzata come format, non ci sono state critiche, questo arricchimento del premio con i premi collaterali è passato tranquillamente, quest'anno abbiamo fatto addirittura in meno, però pare che siamo malati di troppismo, diciamo così, no? Ma l'unica, cioè questa cosa in meno, però è anche una cosa in più, cioè l'abbiamo aggiunto anche il premio di
architettura. A me l'architettura è molto cara, io sono architetto, insegno nella facoltà di architettura, ma insegno anche nel corso di laurea di design, la materia di storia del design. Quindi è cara l'architettura, ma è caro anche il design. D'altra parte, come dicevamo prima con Daniela, ognuno fa quello che sa. Io ho questa competenza in architettura, ho speso le mie competenze a favore della città di Sulmona, arricchendo il premio, che è stato dedicato ad un nostro amico carissimo, Paolo Giorgi, che non c'è più, e quindi ho colto l'occasione per ricordare un amico di Sulmona, perché è una persona di grande cultura, di una famiglia molto importante. Quindi, diciamo, abbiamo confermato un format che ricordo, è stato richiesto dalla giuria. La giuria 2 anni fa disse per bocca di Giorgio di Genova che si sarebbe dovuto introdurre nel premio la fotografia e il design, come quest'anno lo stesso Giorgio ha parlato di incisione, nessuno pare che se ne sia accorto. E noi abbiamo rispettato il volere della giuria, che non sta lì a caso, e quindi l'anno scorso abbiamo inaugurato questo format che prevedeva anche il premio di fotografia e il premio di design, e quest'anno abbiamo arricchito aggiungendo quello di architettura in ricorrenza del decennale del terremoto dell'Abruzzo o dell'Aquila, come volete. Quindi non abbiamo fatto passare una ricorrenza importante per il nostro territorio, abbiamo inteso onorare il nostro territorio attraverso fatti e non soltanto parole vane, diciamo così. Dicevamo, anzi l'avevo detto io all'inizio, e che diciamo, è stata un'edizione veramente straordinaria, veramente importante. Ritenete di aver raggiunto i vostri obiettivi che vi eravate proposti all'inizio di quando avete iniziato questo anno di lavoro? Rispondo io e poi do la palla a lei, anche, come al solito. No, vorrei ascoltare anche Daniela. Cioè, le due nature del premio che sono integrate, insomma, senza Daniela... Spero e manca la terza. Sono certo che avete lavorato insieme. Certamente. Sì, abbiamo formato un comunque gruppo. Comunque avete una squadra, sicuramente. Una squadra importante. Poi ne parliamo. Certo, comunque, certo. Vediamo questa cosa. Sì, sì. Qua. Allora, noi abbiamo tenuto un'assemblea dei soci nella quale abbiamo stabilito il programma dell'anno, no? Programma preventivo dal punto di vista economico, amministrativo e artistico. Di quello artistico me ne sono occupato io con l'aiuto di Gaetano Pallozzi. Assieme a Gaetano abbiamo stilato questo nuovo format, diciamo, questo nuovo programma, e questo programma prevedeva appunto la spina dorsale, come dicevo prima, la parte strutturante del premio di arti visive, e poi anche premi di cultura che sono stati realizzati in collaborazione con il Rotary Club, che esistevano da 20 anni già. E il premio di giornalismo, che esisteva da tanti anni, certo. Non è una nostra invenzione. E poi, come abbiamo detto, con l'approvazione di Gaetano, che credo sia rimasto più che soddisfatto anche nelle interviste, no? Se non sbaglio. Io devo dirlo questo, è il momento di dirlo. Io l'ho intervistato un paio di volte, mandato in onda regolarmente, e lui mi ha detto che questa edizione è stata un'edizione straordinaria, al di sopra di tutte quelle che ci sono state in precedenza. Lo ha detto lui. Noi siamo certo. Testimone. Mi piace, benissimo. Poi io vorrei dire due cose. Sì, allora, praticamente noi abbiamo... Scusa, per finire un attimo soltanto. Rispetto a quello che ci siamo fissati ad aprile, noi abbiamo rispettato tutti gli obiettivi. Sono venuti i cinesi, è venuto Giorgio Grasso, Pietro Grasso, sono venuti i premiati di tutte le varie cose, una soltanto una fotografa per motivi di salute. Altrimenti c'è stato, se non ci fosse stata questa defiance dovuta a questi motivi specifici, abbiamo battuto i record, insomma. Ora poi il giudizio spetta alla gente, però penso che anche Daniela sì, possa sì, sicuramente. Sopportarmi in questo. No, io vorrei dire una cosa che mi sono dimenticata prima, che noi oltretutto abbiamo coinvolto anche sempre, pure per motivi finanziari, varie associazioni, tra cui il Rotary, che ha il premio alla cultura, e ci aiuta a raggiungere questo obiettivo di questa sezione, l'Ordine degli Architetti, che ci ha permesso la sezione Architettura e Design, e il Lions, che è un'altra associazione importante di Sulmona, che contribuisce con noi. Per cui noi, in questo premio Sulmona, abbiamo coinvolto anche delle importanti realtà associative e culturali del territorio, per cui ci siamo aperti anche all'esterno. MAV, se non erro. MAV, lo stesso ci ha dato una grossa mano. L'Accademia Sulmonese di Fotografia. Quindi non siamo chiusi in noi stessi, ma ci siamo aperti alla città. E poi ci dobbiamo sempre ricordare che
il Circolo d'Arte e Cultura Ezio Arrivio ha dotato con questo premio sul Mona di una pinacoteca importantissima e ricca, e ogni anno qualche gentile e sensibile artista ci dona a Sulmona e non al Circolo d'Arte e Cultura il Quadrivio delle opere, per cui si arricchisce questa pinacoteca, che non è né di Daniela Di Cioccio né di Raffaele Gianantonio né di del Circolo, ma è di Sulmona, della città. Della città. Cioè, la città che si intitola, quando entriamo a Sulmona, accediamo a Sulmona, troviamo Sulmona, città d'arte e cultura. Quindi penso che anche tutti gli enti dovrebbero appoggiarci, perché noi facciamo ciò che per cui la vocazione della città la facciamo sempre più emergere, crescere. Raffaele, dimmi. Lei ha detto, e l'hanno riportato pure i giornali, che c'è una fragilità nel premio, che diciamo questa fragilità può influire sul futuro del premio? Ecco, anche su questo io sono rimasto un po' perplesso, diciamo, perché anni fa, quando ero vicepresidente, ero incaricato da Gaetano di fare il discorso all'inaugurazione chiedendo i soldi alle amministrazioni pubbliche, fino a che insomma a un certo punto mi sono staccato di fare insomma questa, diciamo così, e ho lasciato perdere. La fragilità, come stavo cercando di far capire, è implicita nel premio Sulmona dal momento che non sono arrivati più finanziamenti pubblici. Finanziamenti per gli enti pubblici non è che non ci finanziano perché siamo brutti, sporchi e cattivi, ma perché la provincia ha i suoi problemi e non ha più, non finanzia più attività di questo genere. Il comune fa quello che può fare, e ne siamo grati anche in termini di collaborazione logistica, di personale. La regione, speriamo che ci dia un po' d'attenzione, ma ha dei meccanismi di finanziamento che non tengono conto dell'anzianità e del valore delle singole manifestazioni. Quindi la fragilità è intrinseca, perché noi, vorrei che questo fosse chiaro, l'ho già accennato, noi facciamo, come ha detto Daniela, le nostre richieste di contributo nel momento che agli artisti, nel momento che essi sono invitati. Ma poi stiamo ad aspettare un mese e mezzo, 2 mesi che ci siano queste adesioni. Se non ci fossero queste adesioni, il premio Sulmona non si potrebbe fare. Si può stare davanti a un computer per 2 mesi, a luglio, ad agosto, a contare quanti bonifici sono arrivati, sperando che si arrivi a un numero sufficiente. Se si vuole programmare un'attività di questo genere, se si vuole fare un ulteriore passo avanti in termini qualitativi, io direi di no. Se poi vogliamo continuare a galleggiare nella nostra situazione, che è già aurea, per l'amore di Dio, possiamo anche fare questo. Però siccome ci si chiede da più parti di fare un passo in avanti, un passo in avanti, ecco, il passo in avanti si potrà fare quando noi avremo la sicurezza di fare questo premio, non il 20 agosto, quando si inaugura il 14 settembre, ma a marzo o ad aprile. Questo non, o ce lo fa un grosso sponsor, ma abbiamo detto noi siamo grati, veramente, soprattutto come solidarietà ai nostri sponsor, che sono delle piccole realtà locali, mentre invece quello che tiene in piedi le grandi manifestazioni a livello nazionale è anche, noi siamo una delle più grandi attività, insomma, sicuramente extraregionali come interesse, come copertura. Ecco, ci sono degli sponsor che sono sponsor molto più, nonostante ciò, ringraziamo per l'amore di Dio quello che ci viene dato, anche, ripeto, in termini di solidarietà. Questa è la fragilità del premio Sulmona, che non deriva da una novità, sono anni, secoli che si va piangendo. Noi non abbiamo voluto piangere, abbiamo fatto con dignità il nostro lavoro da mesi, e probabilmente neanche questo si capisce quando c'è questa l'infiorettatura della serata di gala, no? C'è un lavoro dietro che, lo ha detto Giorgio Di Genova, c'è un lavoro delle volte di facchinaggio, di cose che facciamo beatamente in gruppo, la nostra squadra, per l'amore di Dio. Però ecco, la fragilità è questa, soprattutto se si vuole, si vogliono fare delle modifiche che noi tutti auspichiamo, perché sia chiaro, noi non siamo depositari di nessun verbo, noi facciamo le nostre cose, come ho già detto la serata finale, noi siamo quelli che sbagliano, cioè quelli che fanno, e quindi necessariamente sbagliano perché non siamo perfetti. Siete molto umili. Accettiamo critiche. Però effettivamente, io devo dire, lo ripeto, è stata una grande edizione questa qua. E adesso veniamo al pezzo forte. È arrivato Sgarbi. Tutti quanti criticavano Sgarbi, che arriva sempre tardi, ma questo, ma chi si crede? Come è arrivato Sgarbi? Intorno a Sgarbi io ho avuto enorme difficoltà ad intervistarlo, perché non avevo lo spazio necessario.
sembra Gabri ha detto delle cose molto importanti, molto interessanti, ha scherzato, però ha smontato completamente la decisione della giuria. Questo non so se è una cosa buona, una cosa che non lo so. E quindi mi rimetto a lei. Sì, sì. Se posso... qual è il suo giudizio su quella valutazione? Non sulle battute che chiaramente le gradiamo e ci piacciono, però lui ha detto questo non va bene, questo non va bene, questo non va bene. Allora, qual è il suo giudizio? Allora, il mio giudizio sempre sereno, perché io sono sereno, perché come al solito, a scuola, no, mi diceva mia madre, l'insegnante, tu studia, poi il voto è un'altra cosa, intanto tu devi studiare. Noi abbiamo studiato, abbiamo lavorato, poi il voto lo decidono gli altri. Però, Sgarbi, allora Vittorio Sgarbi, la domanda che ci veniva posta alla fine di ogni presentazione del programma, nonostante si poteva parlare di Cina, di Olanda, di Portogallo, di Stati Uniti, viene Sgarbi? Eccolo, è venuto Sgarbi, eccolo, abbiamo fatto. E qui un risultato positivo? No. Perché? Perché Sgarbi è due Sgarbi, esistono due Sgarbi. E Sgarbi ha fatto due interventi, se abbiamo ascoltato bene. Un intervento di natura così, diciamo, simpatica, voglio dire, di questa poi parliamo, e poi un secondo intervento di natura scientifica sul rapporto tra fotografia ed arte. E questo è il vero Sgarbi, quello che io amo, che adoro, che è bravissimo nel suo specifico. La prima parte ha fatto lo Sgarbi, no? Fatto lo Sgarbi, personaggio televisivo, prendendo amabilmente in giro, anche forse tanto amabilmente, i partiti di appartenenza dei nostri ospiti, che io ringrazio, la senatrice Di Girolamo e il deputato l'onorevole Pezzopane, nonché il sindaco, perché ricordiamo che lo stesso Sgarbi aveva fatto una pungente critica sugli interventi nel centro storico, e nonostante questo il sindaco è venuto ad onorare il premio Sulmona, non sapendo se si sarebbe replicata una cosa di questo genere. Nonché le nostre due ospiti romane, tra virgolette, che non hanno replicato, perché altrimenti sarebbe nata veramente un dibattito che andava fuori il seminario. In quanto a quello che dice lei, poi ha detto altre cose, io credo che non abbia digerito bene un pranzo fatto a Prato la Perigna, probabilmente, o forse gli hanno dato qualcosa che non ha digerito bene, qualcosa, ecco. Perché si è visto un pochettino così, che è andato un po', era molto informato su alcune cose, tranne che sui premiati. Sui premiati vorrei far capire che lui ha detto cose positive e cose negative, ha detto cose positive dei suoi selezionati. Quando ha parlato bene di qualcuno erano i suoi selezionati, ed è chiaro che è così. Io vi propongo 5, non vince nessuno, devo dire che non avete capito niente. E, per quanto riguarda quelli di cui ha parlato male, ne ha parlato male non di tutti, di alcuni. Però il giorno dopo, Maurizio Vitiello, non c'era nessuno della giuria, perché Sgarbi doveva venire sabato, quindi ci sarebbe stato un interessante dibattito. In assenza ha parlato liberamente, io non facevo il conduttore, il presentatore, certo. E quindi non toccava a me. E il giorno dopo invece Maurizio Vitiello ha spiegato le motivazioni in maniera molto autorevole e molto matura, molto serena, per cui sarebbe da mettere insieme, ecco. È la mezzamela platonica che non fa l'intera persona, soprattutto l'intera verità. Ora, i motivi per cui, io ho cercato di dire soltanto questa cosa, il motivo per cui l'onorevole Sgarbi non è venuto, a sue parole, è perché i critici non vengono pagati per venire a fare il loro lavoro. E non è vero, gli ho detto, perché sono stati pagati, quindi ha perso un'occasione per mangiare in un altro ristorante, diciamo così, no? E per quanto riguarda poi questi suoi pareri sono legittimi, però sarebbe stato il caso, da presidente di giuria, che questo dibattito si fosse trasformato in un dibattito all'interno della giuria. Lì sarebbe stata una cosa interessante e avrebbe potuto parlarne dopo, ex post, non essendo venuto per i motivi che ha detto lui, che però, ripeto, erano scherzosi, molto spesso avrà avuto da fare, insomma, da qualche altra parte. Insomma, resta più che altro il rammarico per non averlo avuto in giuria quel giorno, perché ci saremmo veramente divertiti in quel caso. Ma magari sarebbe stato meno spettacolare per la gente, però abbiamo visto che la gente vuole quello. Lo Sgarbi che interessa non è quello, il secondo che ho detto io, ma il primo, quello che fa ridere un po', eccetera. E vabbè, le battute, ormai sì, lo sappiamo. Il personaggio, certamente. E sono anche gradevoli. Le accettiamo volentieri. Sì, sì. Io volevo dire... introdurre un po' un altro argomento. Il primo premiato, il primo signore premiato, quel signore cinese Yang Lian, è stato veramente un premio azzeccatissimo, secondo me, a mio avviso, perché quella persona
ha un carisma straordinario. E non è solo una mia opinione, perché ho visto su internet effettivamente c'è questo grande riconoscimento di quest'uomo che ha rischiato anche di finire in galera o peggio, insomma, perché in Cina non ci dimentichiamo che c'è la pena di morte, insomma. Certo. Va bene, quest'uomo sinceramente mi ha colpito molto e io vorrei sapere da voi, tutti e due, ecco, come è nato questo accordo, quest'intesa con la Cina, insomma. Comincio io perché l'inizio è stato mio, poi Daniela ha seguito come con dottrina, diciamo tutto. Allora, io l'ho conosciuto in una mostra di pittura in cui lui aveva partecipato e abbiamo parlato attraverso la figura della nostra interprete che era Xi Yi, che è una lettrice dell'Università d'Annunzio, e lui mi disse che conosceva Sulmona, la conosceva Sulmona attraverso Ovidio. E mi è sembrata una cosa interessantissima portare a Sulmona il rappresentante di una cultura millenaria, che stiamo parlando della Cina, che è un personaggio interessantissimo dal punto di vista della congiuntura storica, perché quest'anno ricade il 30° anniversario dei fatti di Piazza Tiananmen. E lui in quell'occasione si schierò contro il governo cinese ed è stato esiliato. Lui la prima cosa che disse: io sono come Ovidio, sono un esiliato, ho vissuto la condizione dell'esiliato, e una delle sue poesie che abbiamo letto parlava esattamente di questa condizione, per cui a me sembrava estremamente affascinante e portare a Sulmona a recitare in cinese, questa lingua così diversa da noi, dalla nostra cultura, una persona che invece vive in realtà un dramma profondo del nostro più importante concittadino, che è quello che è Ovidio. Quindi collegare la Cina con Sulmona e portare Sulmona davvero al centro del mondo. E Daniela ha accettato, no? con favore, diciamo, tutte le certo, varie... Certo. Per abbiamo la condiviso tutte le scelte, anche perché queste persone, al di là della loro grandezza artistica, si sono dimostrate delle persone veramente squisite, che insomma, ci hanno chiesto con garbo tutte le loro esigenze, senza travalicare, senza fare le prime donne. Sono state una piacevole compagnia nelle serate in cui si sono intrattenute a Sulmona, qualcuno è stato anche qualche giorno in più a mo' di gita. La stessa Serena Bortone ci ha fatto tantissimi complimenti per la nostra bellissima città e ci ha detto che sicuramente tornerà con gli amici per visitarla, per farla conoscere ad altri, ha detto che ha acquistato tantissimi confetti da portare in redazione poi ad Agorà il giorno dopo. E perché si aspettavano tutti questi famosi confetti di Sulmona. E poi la stessa Bortone ci ha rivelato che la Cappuccio che ha vinto il primo premio è la mamma del famoso regista e dell'attore Gabriele Muccino. E anche lei è impegnata nel teatro. E lei è una scenografa, per cui ha realizzato questa pittura, che in realtà è una scenografia di questo bellissimo libro Candido di Voltaire. Per cui noi, oltre che insomma aver avuto l'onore di premiare queste persone, abbiamo avuto la loro gradevole compagnia e soprattutto degli apprezzamenti veramente veramente belli su Sulmona. Ma vorrei dire un piccolo episodio, se mi è consentito, una cosa di un secondo. No, perché non voglio... No. Quando c'erano i secondi, gli altri cinesi, gli ultimi, diciamo, della seconda tornata, il professore Miao Zhe dell'Università di Zhejiang e gli altri amici sempre, si è avvicinato a loro, in occasione dell'ultima cena, una imprenditrice che produce olio, per cercare di creare un rapporto economico tra la Cina e la nostra zona. Peccato che questa sia un'imprenditrice non di Sulmona, ma di Penne, lo posso dire questo, senza dire il nome della ditta. Per cui noi creiamo le opportunità, crediamo di aver aperto degli orizzonti, poi sta ai nostri concittadini, chi produce, gli imprenditori, e chi ha interessi economici ad espandersi in altri territori, di coglierle queste occasioni. Diciamo che noi non possiamo dare il pane, però diamo il companatico, anche in termini, credo che Daniela sia d'accordo, di formazione, di professionalità. No? All'interno della nostra struttura. Squadra, sì, nella nostra squadra. Consentitemi un momento di tornare in Cina, insomma. È un po' un viaggio lungo, ma insomma. La via della sera. Yang Liang, io l'ho intervistato. Cari amici, parlo adesso con voi telespettatori. È una persona straordinaria. Io ho chiesto come mai conoscesse Ovidio. La risposta:
Uno che scrive versi anche nella lontana Cina, come fa a non conoscere Ovidio? Cioè, Ovidio è il poeta sommo. E questa è stata per me una risposta No, meravigliosa bellissimo. che io ho gradito tantissimo. Vogliamo andare avanti? Io ho ancora qualche altra domanda da farvi. Però vorrei, abbiamo parlato di, l'ha anticipato già lei, di questi altri premiati che sono i giornalisti, poi ci sono i premi ovviamente per i pittori e scultori, eccetera. Io però una cosa la devo dire, io ho apprezzato, nell'ambito del premio, del tutto, ho apprezzato la conduzione, a parte la sua conduzione, quella di Annalisa Civitareale. I conduttori. Lo vediamo anche nelle grandi reti, cari amici, e voi lo sapete, lo sanno anche loro perché vedono la televisione pure loro. Alle volte vanno oltre il limite, cercano di esprimere più possibilmente quello che sono loro. Invece il conduttore no, il conduttore deve essere nei suoi limiti, saper condurre e Annalisa, mi pare, non so se è anche la vostra opinione, che ha condotto magnificamente, bene, nei suoi limiti. Doverosi, ma limiti, l'ha fatto bene. E noi Siete ringraziamo d'accordo? Annalisa, sicuramente che è stata un'ottima collaboratrice del premio, così come ringraziamo tutti i collaboratori perché noi abbiamo, diciamo, adottato anche un gruppo di ragazzi che stanno crescendo insieme a noi, vero Presidente? Certo. Come Nicolo San Benedetto, Tina Micucci, Francesca Di Benedetto, sono tutte professionalità che noi speriamo vengano apprezzate da altre associazioni anche più importanti della nostra e possano prendere il volo per altre e migliori fortune. E poi ringraziamo Stefania Paolini, che è la nostra, il nostro revisore, che ci aiuta, mi supporta in tutta l'attività amministrativa e nella presentazione delle domande di finanziamento, per cui comunque abbiamo creato un bellissimo gruppo C'è di una lavoro bella ormai squadra. affiatato, una bella squadra. Volevo aggiungere una piccola cosa a quello che ha detto Prego. Daniela, sottoscrivendo in pieno, c'è anche questa, la figura di Latifa Benarrara, che è una ragazza di origini marocchine, ma nata e vissuta a Sulmona. Lei dice noi di Sulmona, noi di Sulmona. È una presenza che è impegnativa sotto tanti punti di vista, è stata, ma è importante per far capire la nostra idea in termini di inclusività, di quello che vuol dire una città che deve essere, deve aprirsi a tante, deve sfondare tante barriere culturali, ha fatto un lavoro, diciamo, soprattutto dietro le quinte, molto importante, così come le due ragazze, come diceva Daniela, che sono Tina e Francesca, hanno fatto un lavoro dietro le quinte straordinario. C'è chi canta, chi porta la croce nelle processioni, loro hanno portato la croce. E infine vorrei ricordare anche i custodi del personale del polo Qualche museale. parolina anche per loro, Certamente ecco. merita, Bravo anche a in loro che hanno fatto il particolare loro lavoro bene. Roberto Fonte e Luigi Fracassi, che è stato il mago, diciamo, no? Non prestigiatore, ma il mago delle Delle festività. luci, Tra dei l'altro ha suoni. curato, ecco, Sì, tra l'altro, ragazzi, sì. come dice Daniela, quest'anno ha talmente appassionato al premio che ha voluto, a sue spese, organizzare quel bellissimo light design del cortile con le luci interne, segnando, marcando ogni risalto nei termini di paraste ed archi, che è stato un qualcosa in più, che ci ha consentito di poter ospitare al meglio la folla che è stata presente con noi. In 3 serate abbiamo fatto 1.000 presenze. Se poi queste 1.000 presenze, la maggior parte sono di fuori, diciamo, non sono sulmonesi, penso che sia il nostro risultato migliore, perché noi volevamo fare turismo e l'abbiamo fatto. Abbiamo portato persone che sono venute a Sulmona, che hanno riempito i ristoranti, hanno riempito gli alberghi, hanno riempito i bar. E quindi quando si parla di turismo culturale, di cos'altro dobbiamo parlare se non di quello che abbiamo fatto noi? Poi chiaramente il premio è aperto a Sulmona. Io spero che ci siano sempre più giovani. Ma i giovani non vanno presi per la strada oppure portati come truppe cammellate alle varie manifestazioni. Bisogna fargli amare l'arte, fargli capire che è una parte importante della nostra vita, che non solo, magari non soltanto la bellezza salverà il mondo, ma che è fondamentale per le vite anche meno belle, meno impegnative. E questo credo che sia uno dei nostri prossimi obiettivi, quello appunto di coinvolgere le persone, di vedere tanti ragazzi, ce ne sono in termini di squadra, ma ne vogliamo anche
e in termini di partecipazione. Anche perché la nostra Pinacoteca di Sulmona ricorda a tutti che è accesso gratuito, quindi certo. È una risorsa in più per la città che può accogliere i turisti in questa bellissima città durante tutto l'anno. Sì, speriamo che ci sia anche un riordino della Pinacoteca e del museo, perché molti artisti, volevo precisare, hanno adesso attualmente chiedono di poterla donare le opere, ma non c'è più spazio. Quindi andrebbe rivista anche questa situazione, perché è una perdita. Dobbiamo per allargare noi. La Pinacoteca. O risistemarla. Lo diremo al signor sindaco, alla signora sindaca. Va bene, siamo giunti quasi al termine, quasi, al termine di questo nostro incontro. E una cosa che io volevo dire, ho letto su qualche giornale, ho sentito dire, qualche critica. Nessuno ha detto è stato un fallimento, perché dire che è mattina, beh, o che è notte, beh, o che il sole non sorge domani, non lo può dire nessuno. Però, zitto zitto, piano piano, qualche cosina, farfalline sono andate, sono volate fra loro, fra gli organizzatori, e qualcosa non ha funzionato. Ma è vero che c'è, io non me ne sono accorto veramente che qualcosa non ha funzionato lì sul palco. Che cosa è successo? Daniele, vuoi dire tu o dico io? Vai, vai. Ma le cose più pesanti. È scomode, le diamo al presidente. Le diamo a lui. Ma voglio dire, che sia andato tutto al 100% non può essere, no? Siamo esseri umani, no? Noi siamo esseri umani e quindi niente di umano da noi riteniamo estraneo. Quindi l'errore fa parte dell'essere umano. Noi siamo disponibili a tutte le critiche, purché siano costruttive, quindi che vengano effettuate nei modi e nei luoghi opportuni. C'è qualche socio che ha trovato qualcosa che non va, non è rimasto soddisfatto? Benissimo. All'interno dell'associazione facciamo l'opportuno chiarimento. Meglio evitare poi di andare a parlare con dei giornalisti. Però l'abitudine è questa, andare a parlare con i giornalisti e dire magari delle cose che vengono interpretate, che magari non vogliono dire di persona. Certo. E le fanno, sono venuti anche da me alcuni, non in questo caso, ma in altre occasioni. No, ma tu sei giornalista, no, io ti faccio l'intervista e le cose dici tu. Certo, va bene. Certo. Questo, perché poi le scelte di dove andare a pranzare, più o meno che a un ristorante che a un altro, è semplicemente per motivi di sponsorizzazione. Chi sponsorizza, noi siamo con i nostri budget ristretti, per cui andiamo a chi ci sponsorizza. Ma voglio rafforzare quello che ha detto Vediamo Daniela. Di concludere. Una, sì, un'altra delle, per carità, un'altra delle critiche, mi ha anticipato Daniela, che saremmo andati a un ristorante di proprietà di una nostra, una a caso, membro della società. Voglio dire che ci è stato offerto questo pranzo. Più di questo, che cosa può fare il marito di un membro della nostra? Non lo so, voglio dire, un signor Prato. No, ma poi quasi tutti gli altri sponsor, Pingue, ci ha dato le stanze per fare le conferenze stampa, Santa Croce ci regala delle gratuità sulle ospitalità, per cui ognuno a Sulmona contribuisce e noi poi cerchiamo di riversare queste... Daniela, io l'ho detto sempre, a Sulmoni sono persone che costruiscono e altre persone che distruggono. Purtroppo sono di più quelle che distruggono. E noi siamo dalla parte di quelli che costruiamo. No, io non sono d'accordo nel senso, sì, ma sono veramente poche quelle che cercano di distruggere, perché io ho visto invece grosso... Ma sono molto cattive, perché lavorano sotto banco. Sì, e infatti alle spalle più che altro, d'accordo, però questo... Voglio dire, alla fine, no? Prendiamo siccome le cose c'è un positive. Copia e incolla, un copia e incolla della stessa cosa, quali sono i grandi problemi? Che ci sono troppe sezioni, c'erano l'anno scorso, è andato tutto bene, con 2 anni di ritardo facciamo le critiche, anzi abbiamo detto quest'anno abbiamo fatto un appuntamento di meno, quindi questo troppismo non si è verificato, voglio dire, questo è il problema, è che è stata detta una parola sgradita ad un, in 2 ore e mezza di conduzione, si può anche capire. Può capitare, ma poi tra l'altro voglio dire niente di voglio dire non si è ancora, avrei gradito che fossero stati, ma evidentemente non è stato possibile, attaccati i risultati, la strategia, il senso di quello che abbiamo fatto, ma non è stato attaccato, perché evidentemente non può essere attaccato. Se vogliamo discutere poi su cose che un consiglio di un'assemblea dei soci ha approvato regolarmente come indirizzo programmatico, un progetto, si è andati sul progetto, io sono architetto, io ho avuto una commissione di fare un progetto, è stato approvato questo progetto, io eseguo questo progetto. Chi è contrario poteva parlare allora, voglio dire, no? E non, anche perché ne aveva l'opportunità magari. Quindi sì, è vero, questa è Sulmona, però in questo caso io credo che ci sia, è un grande successo anche quello di avere delle critiche, ci rafforzano moltissimo. Vuol dire che il premio Sulmona è appetito
in maniera distorta, però che fa gola. Non lo era diversi anni fa. Quando io sono entrato operativamente nel Premio Sulmona, il Premio Sulmona era morto. Abbiamo fatto un'edizione del 2016 a novembre e dicembre perché non c'era più la possibilità. Ecco, vogliamo ritornare, vogliamo fare il premio di Sulmona, il premio Piazza Garibaldi, il premio Santa Chiara, per farlo, rimodularlo, farlo così piccolo, piccolo, così sono contenti, contenti. Si può fare tutto, voglio dire. Troveranno altre cose per criticare, Sì. troveranno Ma noi, vabbè, prendiamo solo la Quindi parte allora positiva. prendiamo Va la parte bene. buona, La cioè la parte buona. critica valida, la Sì, critica seria e costruttiva. costruttiva. Ma Questa bisogna abbiamo già in prenderla. mente di fare delle modifiche l'anno prossimo. Ci siamo resi Certo. conto di E fare. bisogna Ma ci cambiare sempre mancherebbe. perché Tutto è bisogna. Tutto migliorabile. si evolve, Ma sì, ci è mancherebbe, tutta ma ci mancherebbe. evoluzione. Anche quest'anno abbiamo avuto una ragazza di origine marocchina. Andiamo Attenzione. piano, ma È ragazza tutto. bellissima e capacissima, questo lo devo dire, che ha intervistato un cinese e il premio è Internazionale. andato avanti, è vero, io ho detto a lui il mondo è cambiato e Raffaele ha risposto, L'interprete. anche il premio è cambiato. Bene, e noi non cambiamo, noi siamo ancora qua e ringraziamo voi amici telespettatori che ci avete seguiti fin qui. Ringrazio gli ospiti, arrivederci. Grazie a lei per l'ospitalità. Buonasera. Grazie. Buonasera.